che partirà da settembre e che si materializza, come abbiamo detto, Lega Zeppo, nelle riunioni organizzative, nelle assemblee di quartiere. Allora io vorrei, anche al di là delle discussioni specifiche che riguardano problematiche afferenti alle varie territorialità, alle varie circoscrizioni, vorrei anche impostare, anche per quanto riguarda la bozza di un programma per le prossime elezioni comunali, quali possono essere le direttrici di un documento finalizzato al consenso per l'elezione del sindaco per la prossima campagna elettorale, che si materializzi in quattro punti, mercatini rionali, criticità dei trasporti pubblici, verde attrezzato e flop della raccolta differenziata a Napoli. Diciamo, al di là quindi delle problematiche specifiche che riguardano i quartieri, facciamo anche una bozza di un documento programmatico del Movimento 5 Stelle a Napoli relativo a queste quattro finalità di cui vi parlavo io, che possono rappresentare il nostro programma di lavoro partendo da settembre. Qualcun altro che vuole inserirsi? No, scusa, ti correggo, ma per quanto riguarda l'enfasi con cui ci posso Ernesto sta parlando. Pratica, in quanto lo confronto sempre con il calo degli elettori che non si è presentato a votare. Tra parentesi, una cosa che bisognerebbe fare è valutare a livello di analisi matematica i flussi di voto e quelle che si chiamano le stocastiche del voto stesso. Questo è un lavoro che dovrebbero fare, però a questo punto è tutto consigliare per sapere prima di tutto come l'accentramento del voto nell'ambito della popolazione campana, quindi lo specifico della città di Napoli. Scusatemi, purtroppo io ve lo devo dire, che io vengo da una vecchia esperienza e Carlo nel testimone del PC, dove io personalmente, quando voglio dire la parola grosso modo, ero utilizzato proprio per fare questo tipo di statistiche, utilizzare questi strumenti matematici per andare a fare poi delle analisi, in cui poi alla fine noi dicevamo che avevamo vinto, però alla fine avevamo perso. Questa è la cosa. Perché se io ti faccio vedere e raffronto i voti che il Movimento 5 Stelle ha preso per l'ultima volta con quelli di adesso, li hanno perso tutti. Questo perché? Perché la gran parte della popolazione si è astenuta dal voto. C'è stato un voto. Allora, Anna Villani mi disse di andare da quelli del PD e fare un intervento. Io ci sono stato, anche perché a me non mi vendono, non mi menano, perché sono una questa cazza cucciata di loro. È messo un minuto. La questione qual è? Che noi non dobbiamo fare questo errore di PD che ce la suoniamo e ce la cantiamo, tanto siamo i migliori per dire. No. Noi dobbiamo dire cose che non stanno. Le elezioni che sono andate bene in quel di Napoli, ma non sono andate bene se dovevano andare, se il corpo elettorale, diciamo, se Grillini si fosse presentato a loro. Tieni presente che sono libertiani, sono stravaganti, diciamo così, i mantenimenti di voto da parte della popolazione napoletana. Una cosa che ti posso dire è che, a differenza delle altre geografia italiana, quella di Napoli è dove si sono scontrati e si sono scornati i più grossi statistici, statistici nazionali e internazionali. Questo perché? Perché il voto napoletano è un voto molto influenzato, è un voto molto influenzato. Allora, ho finito. Massimo, a te, chi è che si candida dopo? Chi si candida dopo? Una cosa volevo dire, una sola cosa, perché servono queste cose? Servono queste cose perché così si sa che se una parte più di 60% è inutile che ci va, tu hai avuto 10%, 5%, al di là di quello che mi dice la Stefania, mi dice no, a me non mi interessa il voto di quello che mi vota, ma non fare il credito. In quel momento vota a chiacchierare, qua no, se la va. Ok, dai, andiamo un po' di spazio. Massimo, un attimo. Massimo? È complicato. Allora, scusi, io sono un ingegnere.
Ernie, però aspetta, vediamo poi. No, lo stai facendo più. Ok, Massimo, a te. Quello che abbiamo fatto stamattina è come proseguo dell'attività di qualificante, però come diciamo prendo 5 stelle. La stamattina proprio Pietro e Alfonso Giannino mi hanno fatto notare il punto focale, cioè il nevralgico che ha il depuratore a Via del Roberto. Perché? Proprio sul depuratore di Via del Roberto si intrecciano tre grossi argomenti. Quello del porto di Napoli, perché il depuratore di Via del Roberto non può andare a pieno regime per via della Quit, diciamo, che doveva essere bonificata 10 anni fa, della zona Quit doveva essere bonificata 10 anni fa. E quindi si interseca con la questione porto. Con la questione balneabilità del Golfo di Napoli e altresì diciamo poi ci sta una problematica di gestione che ha sollevato Alfonso proprio Giardino, che da 30 anni la stessa azienda si occupa della gestione del depuratore che non funziona. Allora io proporrei all'attenzione di Davide dato che l'argomento si tessera anche con altri argomenti cantati da noi e da altri amici, proporrei appunto di studiare questo argomento e di focalizzare la nostra attenzione su un'eventuale lotta sul depuratore, sia per quanto concerne la balneabilità, quindi un diritto sottratto alla cittadinanza, sia per quanto riguarda il porto, perché il dragaggio del porto deriva anche dalla mancata bonifica alla quale si sottrae appunto la Puglia come tutte le altre aziende petrolifere, che da 10 anni hanno visto che non possono crescere, di conseguenza loro latitano, perché non avendo più un ritorno economico non intendono fare la bonifica. Già da 10 anni mi meraviglia che il comune e la regione non si siano costituite parti civili nei confronti di una mancata bonifica che oramai doveva essere avvenuta già da tempo. Quindi volevo proporre l'argomento depuratore di Via Roberto come futura massimo un minuto azione politica da parte del comune. Ovviamente prima effettuare delle azioni di studio con persone competenti, e qui a Fosa Giardiego ci ha lavorato, quindi automaticamente ha detto ai lavori. Poi ci sta anche il Luigi Grosso che ci ha lavorato sul depuratore, quindi che sta venendo, quindi a settembre al limite di cominciare magari per capire, dato che abbiamo anche degli esperti di bilancio, fare la richiesta di di accesso agli atti di due bilanci di 2 anni di questa azienda che da 30 anni vince miracolosamente la concessione per l'accessione di questo depuratore. Per la gestione di questo depuratore. Massimo. Poi dopo di fare gli accessi agli atti eventuali della gestione dei personali. Massimo, time out. Dopo Antonio, chi si prenota? No, l'arena, all'anfiteatro, Giulio, si chiama all'anfiteatro. No, perché Paolo si è preso un genere. Dopo Antonio, c'è qualcun altro che si prenota? Dopo Antonio? Per gli interventi? Vabbè, però comunque. Alza un po' la voce, Antonio! Alza un po' la voce! Abbiamo già
chi ha studiato certe cose, chi ha esperienze, come mettere insieme, diciamo, le nostre conoscenze, dopo di queste nostre conoscenze, però Ernesto, nel senso che a quel punto lì noi dobbiamo avere l'umiltà di fare la stessa cosa che abbiamo fatto, cioè facciamo un quarantino molto sintetico, andiamo tra la gente, andiamo a un po' di voce Antonio, andiamo tra la gente, andiamo a fare un volantinaggio per fare un'assemblea di partiti, quindi informare di quello che noi sappiamo alle persone, allo stesso tempo le stesse persone ci diranno delle cose che noi non sappiamo, che non possiamo presumere di sapere tutto. Cioè un budino per Zappa, la cineamma a Piazza Bellini, a Mucino di Lezionale, cioè si fa mandorla, quindi ci viene venuto i vestici e per Zappa e fa un programma per Napoli. Questo è quello che volevo dire, o facciamo un volantino per Napoli. Cioè noi lo dobbiamo fare insieme alle persone, alla gente, ma questo è lo spirito che dobbiamo fare. Quindi dobbiamo cercare di cambiare modo di voce verso le persone, ascoltate, parlare, cioè, assemblee di quartiere, come diceva te. Non cambiare, io direi sì, modificare i comportamenti. Ma non con le associazioni. No, no, con i cittadini. Con i cittadini. Cioè, tempo. Chi è che parla? Chi è che si candida? Gaetanino Musella. Vai Gaetanino. Allora, io sono d'accordo con Stefania quando dice che il movimento non vuole consenso. Stefania chi? Stefania. No, perché ce ne sono due di Stefania. Il movimento non vuole il voto del consenso, ma vuole il voto tipo della partecipazione. La partecipazione. Allora, per avere questo voto della partecipazione è necessario coinvolgere i cittadini, almeno quelli non differenti, no? Coinvolgere i cittadini. Ciao Vittorio! Farli partecipare. Allora ecco che abbiamo, perché la democrazia si avrà nel momento in cui ci sarà il 51% di cittadini consapevoli che hanno deciso di vivere in un certo modo la città di Napoli, lo Stato italiano, per cui se non arriva mai che non ci sarà, ci sarà sempre la dittatura, perché se tu hai il consenso invece della partecipazione, domani quando tu dovrai fare la raccolta differenziata, se tu metti il militare che controlla porta a porta, se tu fai la raccolta differenziata e non c'è stata alla base una cultura, una civiltà che ha portato appunto a fare in maniera volontaria la raccolta differenziata, è chiaro che non avrai mai una rispondenza tra quello che è l'intenzione e quella che è l'azione poi effettiva. Quindi la partecipazione, io sono dell'avviso che, e sono sempre stato dell'avviso che vanno coinvolte i cittadini alla partecipazione, perché possa esserci chiaramente poi un futuro dove i voti saranno di consenso soltanto. Allora il discorso è questo. Però non mi si venga a dire non siamo per il consenso, perché quando non si è per il consenso si è per la partecipazione, quando si è per la partecipazione si è per l'azione sul territorio. Azione sul territorio, molte persone, non è un anno fa. Noi ci stiamo provando e ci stiamo provando a 3 anni a fare azione sul territorio, però per invitare la gente a partecipare e non a votare, partecipate, chiaro il senso quale dovrebbe essere. Allora il senso sarebbe giusto se il quoziente intellettivo delle persone superasse molte volte il 100, no, ma tieni presente che ci sono delle persone che non vanno a sapere niente, non capisco niente, diamoci uno spazio, poi dopo per le risposte. Dalla buona intenzione alla buona azione, oppure non si dà niente, perché se tu tieni sempre la buona intenzione è delegittimato per te, è il vecchio sistema, non dà niente, invece tu tieni la buona intenzione, metti in pratica la buona intenzione, vedi se effettivamente dalla democrazia delegata alla democrazia partecipativa. Time out. Time out. Ok, allora adesso dopo voglio Gaetano, chi si allora, candida? Quello di ieri. No, io dico solo una cosa.
Hai 15 secondi di debito. Dobbiamo ordinare, ragazzi. Fermiamoci un attimo.